candidate e donne protagoniste dell'opposizione a Trump negli ultimi due anni. Non è solo un fatto che poi ci sono le quote rosa o cose di questo genere. Molte candidate donne, ma donne protagoniste dell'opposizione a Trump da due anni e questa parte. E poi, udite, udite, sanità pubblica. Il tema principale di cui hanno parlato i democratici in questa campagna elettorale è stata la sanità pubblica. E ogni tanto dovremmo anche noi ricordarci che al centro della nostra azione politica comunque resta la questione sociale, la questione del lavoro, la questione delle diseguaglianze, la meraviglia del welfare europeo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi serve questa voglia del PD di essere in campo e di essere il pilastro attorno al quale si può creare un'alleanza per l'alternativa. Non servono divisioni, non servono abbiure, perché nessuno di noi pensa, almeno io ovviamente, che i governi che abbiamo guidato in questi 5 anni che hanno fatto delle schifezze, che questo sia il motivo per cui non servono divisioni, non servono abbiure, non serve continuismo, perché ci vuole anche il massimo possibile di rinnovamento. Serve un po' di gioco di squadra, meno personalismi, meno dinamiche competitive interne, se possibile. Io sono convinto che i 3 candidati principali, tutti i candidati che ci sono oggi in campo per la segreteria del PD, potranno dare un contributo in questa direzione. Fare un congresso utile, non divisivo, senza personalismi, senza abitudini. La posta in gioco è veramente troppo alta e per noi del PD è il tempo della responsabilità e ciascuno di noi deve prendersi la sua parte di responsabilità. Grazie Paolo, grazie di cuore con il tuo intervento, per il quale ti ringraziamo, non un intervento di circostanza, ma un vero e proprio intervento politico. Concludiamo la seduta di oggi pomeriggio con un dibattito di altissimo livello. Ricordo che alle 19 stasera sarà presentato il libro di Paolo Gentiloni all'auditorium Petruzzi del museo, sempre naturalmente di Paolo, un libro che vale la pena di leggere assolutamente. E domani mattina riprenderemo puntualmente alle 9.30 parlando di comunicazione, di libertà di stampa, di governo delle città, di sicurezza, per completare i nostri lavori entro le ore 16. Grazie ancora per la vostra pazienza e per la presenza.